La si usa per mostrare un bel piatto. Un'unica parola per stupire. Su RTV 38 arriva... Ta-da! E noi naturalmente vi stupiamo ogni giorno a partire da quest'ora con i nostri tanti argomenti di Ta-da, il nostro, il vostro magazine che è pronto ad iniziare una nuova puntata ricchissima anche quest'oggi, perché nonostante appunto i nostri tempi di post-Covid siano stati ridotti, noi comunque cerchiamo di darvi un'informazione a tutto campo, attraversando insieme ancora una volta tutti i colori della cronaca, che come sapete sono veramente tanti. Cronaca, ma non solo, anche tanti argomenti a carattere veramente importante, soprattutto di questi tempi, soprattutto che dopo che abbiamo appunto dovuto superare una pandemia, ancora il pericolo, lo sapete, non è scongiurato. Tuttavia ci fa piacere constatare anche in questa sede che tante fondazioni, tante associazioni si siano date mano e che abbiano veramente continuato a lavorare anche in situazioni d'emergenza. Questo è il caso anche di File. Beh, che cos'è File? Forse in molti la conoscono, per fortuna. È la Fondazione Italiana di Leniterapia, quindi della terapia del dolore, quando le cure non servono più per guarire, ma servono per lenire un dolore, per dare la giusta dignità al malato e la giusta dignità anche alla malattia. Buonasera e benvenuti al dottor Alfredo Zuppiroli. Buonasera, dottore. Buonasera. Con lei oggi parliamo proprio della leniterapia. Allora, prima da dottore inquadriamo di che cosa si tratta e poi dopo parliamo di quella che è la vostra attività e il messaggio che volete dare a tutti proprio in riferimento a quest'ambito. Sì, buonasera. Cominciamo appunto, come lei diceva, dalle parole, perché le parole sono importanti ed è bene spiegare il senso. Perché nasce leniterapia? Leniterapia è un neologismo che fu coniato ormai 17 anni, quasi 18 anni fa, appunto dalla nascente File Fondazione, insieme all'Accademia della Crusca, perché di fatto noi ci occupiamo di cure palliative. E il termine palliativo non gode di una buona stampa, no? In genere quando si dice, soprattutto nel fiorentino, ti do un palliativo, è come dire ti do qualcosa che non serve, quasi quasi faccio finta di prendermi cura di te e poi ti do un palliativo, cioè qualcosa che non serve. Invece bisognerebbe ricordare che palliativo deriva da pallium, latino, che vuol dire mantello, vuol dire protezione. Quindi le cure palliative sono cure efficaci, che danno aiuto, che danno cura, poi spiegheremo meglio. Ma siccome appunto il termine palliativo a volte genera delle incomprensioni, abbiamo scelto questo leniterapia, cioè una terapia che lenisce, una terapia che cura i sintomi quando non è più possibile curare la malattia. Perché se anche la malattia non è guaribile, la persona, il malato, la malata che soffre hanno bisogno di tante cure e di questo noi ci occupiamo. E questo è anche un diritto fondamentale della persona e del malato, che in questo modo si può sostanziare e si può realizzare anche all'atto pratico. Vedere la medicina legata alla leniterapia come un qualcosa di avulso, di distaccato, di lontanissimo, di un'altra dimensione rispetto alla medicina che va a curare i sintomi e che porta alla guarigione sarebbe sbagliato. Voi infatti dite una cosa molto bella, la proclamate a gran voce anche attraverso il video che sta passando, insomma, e passerà a copertura del nostro discorso, che dura 10 minuti e che se volete lo trovate appunto su YouTube, va a certificare che cosa? Che in realtà la leniterapia è fianco a fianco alla medicina che invece cura la malattia. Sì, appunto l'errore, a cominciare da molti miei colleghi, anche dalla formazione universitaria, è quello di considerare la leniterapia, la medicina palliativa, come un'altra specializzazione. Allora si va dal cardiologo se ci sa il mal di cuore, si va dal neurologo se ci sa disturbi cerebrali, si va dallo specialista in cure palliative quando appunto i sintomi sono intrattabili. In realtà noi propugniamo un affiancamento della medicina palliativa
negativa alle cure tradizionali. Da una parte ci mancherebbe altro, dobbiamo continuare con le massime cure efficaci, attive sulla malattia. Dall'altra, soprattutto quando le persone sono molto anziane, hanno più malattie insieme e la malattia non è guaribile, ma appunto c'è tanti sintomi da curare, la medicina palliativa, la leniterapia, si deve affiancare alle cure attive sulla malattia. Quindi qualcosa di simultaneo, di precoce. Una, diciamo, visione che noi contestiamo è quella di vedere le cure palliative solo ridotte agli ultimi giorni di vita. E quindi ci credo che quando noi magari proponiamo le cure palliative le persone hanno una certa resistenza, perché parlare di medicina palliativa significa parlare degli ultimi giorni di vita. Questo così non dovrebbe essere. Dovrebbe essere, e peraltro non è nemmeno vero, perché non è la medicina cosiddetta terminale, no? Anzi, come ci ha spiegato bene il dottore, abbiamo capito perfettamente il meccanismo anche di funzionamento. Ne è appunto testimonianza il video che voi avete deciso di promuovere anche sul canale YouTube, che racconta l'esperienza di parenti, amici, di malati, di personaggi anche famosi, che provano a spiegare quanto noi abbiamo detto brevemente con il dottore. Ci torneremo sopra e torneremo a parlare anche dell'attività di file nella circoscrizione di Firenze, che non si è fermata neanche nell'emergenza del Covid-19, ma adesso è venuto il momento di un'altra amatissima rubrica del nostro Tadà, quella dedicata al tocco della nostra immancabile Katia. Orbene, 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 come avete potuto constatare, sono nel salottino, c'è la mia Katia Piccioni. Ciao Katia. Ciao Francesca, buonasera a lei tutti. Lei è ovviamente il capomaster, come lo chiamo io, del Sentiero della Consapevolezza, esatto, che è la sua accademia olistica. Lo sottolineiamo ancora una volta. E poi non c'è solo il Sentiero della Consapevolezza. No. C'è il tocco di Katia, che non è solo quello di Tadà, ma insomma è quello che è la sua attività extra formazione, esatto, dell'operatore olistico. Esatto. Lei mille ne fa, altrettante ne pensa, e poi per fortuna le mette anche in pratica, esatto, perché dobbiamo dire anche questo. Oggi parliamo di un qualcosa che è molto importante, perché può aiutare le persone che hanno difficoltà nel comunicare. Comunicare è importantissimo, lo sappiamo, io che faccio lavoro di comunicazione, insomma, lo so molto bene, perché è anche quello che mi dà da mangiare, e questo può accadere in vari ambiti, in vari settori, anche ad altre persone. Ecco, esatto, perché oggi parliamo di PNL, acronimo di programmazione neurolinguistica. Esatto. Ma Katia, che cosa vuol dire? Che cosa si intende con questa sigla? Sì. Allora, mi collego proprio a quello che diceva anche il dottore prima, quindi ho detto guarda, proprio argomento perfetto, che è molto importante come noi parliamo a noi stessi ma anche agli altri, e quindi io che ho una scuola olistica dove devo formare le persone per approcciarsi alla salute, è molto importante non far scappare il cliente quando noi ci accorgiamo che c'è un non star bene o un disagio. Quindi programmazione neurolinguistica sta proprio per io programmo la neurologia del mio cervello attraverso il linguaggio. Quando siamo piccoli diciamo che subiamo il linguaggio dei nostri genitori e dei nostri insegnanti e di chi incontriamo, perché se io sono una bambina o un bambino fortunato avrò dei genitori che mi incoraggiano il linguaggio facendomi sentire unica, importante, brava in tutto ciò che faccio. Ma non sempre è proprio così. Quindi spesso succede che i genitori scoraggiano anche il proprio figlio usando dei termini di linguaggio non proprio appropriati, e questo succede a volte anche con gli insegnanti di scuola e casomai con i primi fidanzati, con i colleghi di lavoro e quant'altro. E questo modella, immaginiamo veramente come il DAS viene usato ai bambini dell'asilo per fare dei giochini, plasma e modella il nostro cervello, e quindi io incomincio a credere ciò che mi è stato raccontato. La programmazione neurolinguistica nasce da Richard Bandler in America, che ha più di 100 anni, la sua creazione in America è proprio quello di poter riprogrammare la neurologia del cervello attraverso che cosa io mi dico.
Come il cervello non riconosce il falso dal vero, questo è stato dimostrato in mille modi, cioè se io chiedo a un atleta di chiudere gli occhi e gli metto l'encefalogramma per vedere la sua attività cerebrale e muscolare, se lo riporto con la mente alla gara, la fisiologia reagisce come se fosse in gara lo stesso. Questa è la dimostrazione che il cervello non comprende se siamo in gara o se lo sto solo immaginando. E quindi se io sono brava o bravo a raccontarmi delle storie, posso trasformare la mia vita in positivo o negativo. Se ci si apre al campo medico, visto che siamo sempre in questa rubrica insieme a dei medici, la stessa cosa fa la differenza la diagnosi comunicata da un medico in un modo o in un altro. Se devo morire è giusto che mi sia detto, però se mi viene detto in un modo in cui mi ammazzate già prima di poter vivere anche l'ultimo mese di vita, la comunicazione che mi arriverà sarà molto forte. E quindi la programmazione neurolinguistica, diciamo, è un mezzo molto importante anche, secondo me, per il medico che deve fare anche una diagnosi. Certo, perché spesso, insomma, ci rendiamo conto dalla nostra esperienza diretta o indiretta di parenti e, insomma, amici, che talvolta manca un po' ad alcuni il tatto. Esatto. No? Anche di dire le cose. Certo. Invece il tatto nel dire le cose, tradotto, la capacità appunto di comunicare, proprio, comunicare sì, sia cose belle che cose meno belle e brutto, può influenzare tantissimo anche la nostra vita relazionale, la vita con gli altri, la stessa vita degli altri. Sì. Quindi siamo in una certa misura responsabili anche di quello che diciamo e di come noi lo comunichiamo. Da qui capite veramente l'importanza e capite il perché la nostra Katia Piccioni ha deciso il prossimo 1 e 2 di agosto di fare un corso apposito. Ma di questo e di come si strutturerà il corso ne parleremo dopo. Intanto a tutte e due ci piacciono le quattro ruote, è vero o no? Tantissimo. E allora questa che tra poco vi presentiamo nel nostro servizio a me piace particolarmente. Non so a voi, guardate un po'. Ciao Francesca, oggi ti presento la nuova 4 Avant Mild Hybrid. La vettura è dotata esternamente di bagagliaio elettrico, fari full LED anteriori e posteriori e sistema di parcheggio automatico. Internamente possiamo trovare il navigatore satellitare MMA Plus con MMA Touch con interfaccia Apple CarPlay ed Android Auto. La vettura risulta molto piacevole e adatta ai lunghi tragitti, ma anche all'utilizzo cittadino, grazie alla tecnologia Mild Hybrid. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova vettura. E mille grazie, devo dire, veramente molto bella. Postazione caffè, perché in cucina c'è il mio chef, Diego Spatari Tironi. Che cosa konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa. E ciao in giapponese, konnichiwa. Okay, bene, ora è nipponico. Come mai nipponico oggi? C'è un motivo, perché oggi facciamo un bel sushi, cara la mia sushi. Francesca Romeo. Ma non l'avevi mai fatto? No, perché questo è un sushi del Mediterraneo. Io faccio un passo indietro al Moonwalker mentre porti il caffè. Moonwalk e coffee break. Thank you very much. Come sei splendente. Sì, e poi insomma con quel bel sorriso che conquisti tutti. Il sorriso è importante. Guarda come stacca con la bronzatura, guarda esatto, come stacca. Importantissimo e naturalmente anche importantissima, pardon, la nostra rubrica dedicata al sorriso, quella di Iris e quella del dottor Cesare Paoleschi. Ciao Francesca, grazie per la linea. Senti, oggi parlerei volentieri di estetica dentale che possiamo gestire sui denti, diciamo, sani, un po' gialli, mediante lo sbiancamento. Noi abbiamo
due tipi di sbiancamento molto interessanti. Uno lo facciamo sempre quando il paziente fa l'igiene. Dopo l'igiene, subito dopo l'igiene, da noi l'igiene dura un'ora, dopo l'igiene facciamo in 10 minuti questo sbiancamento. Se in 10 minuti i denti sono più bianchi ed è uno sbiancamento molto semplice, economico, che dura 2 o 3 mesi. I pazienti ce lo chiedono magari prima di andare fuori in un locale così. E poi c'è lo sbiancamento, quello che invece si fa una volta all'anno, che è molto più forte. Ma in alcuni casi c'è bisogno di fare qualcosa di più importante, e allora spesso utilizziamo le faccette. Le faccette dentali sono sottili, quasi come delle lenti a contatto, come dei gusci di conchiglia, e vengono fatti su misura del dente. Il dente spesso non viene neanche fresato con la fresa, non viene trapanato. Altre volte viene toccato appena appena, certamente in modo molto inferiore alla preparazione di una corona, di una capsula. Viene appena appena toccato con la fresa in alcuni casi. In altri casi soltanto incollato e basta la faccetta. E come vedi dalle foto, otteniamo un risultato estetico straordinario, perché questi gusci di ceramica sono un po' trasparenti, quindi danno un colore più bianco, ma prendono tutte le venature del dente sotto, dando una naturalezza, devo dire, in 30 anni che faccio dentista, veramente sorprendente, una naturalezza assoluta. Queste faccette non sono un'alternativa allo sbiancamento, sono una terapia più importante. Però permettono anche nei casi di denti, per esempio, un po' mossi, che il paziente magari non vuole fare ortodonzia. Io in quei casi consiglierei l'ortodonzia, ma ho dei pazienti che non vogliono fare ortodonzia, per nessun motivo, ma vorrebbero un miglioramento estetico. Noi possiamo in una sola seduta, cioè dopo studiamo il caso, poi in una sola seduta incolliamo queste faccette, modificando magari in qualche punto qualche dente se c'è bisogno, e otteniamo, come vedi dalle foto, un risultato estetico e naturale veramente strepitoso. Insomma, i denti noi li curiamo, però a volte incontriamo denti sani un po' bruttini, e allora in questo caso li facciamo diventare denti sani molto più graziosi. Grazie, noi ringraziamo come sempre il dottor Cesare Paoleschi, che ci fornisce veramente un importante punto di vista in un ambito che ci interessa molto, come quello della salute e della bellezza del nostro sorriso. Allora, dovrebbe essere collegato con noi il dottor Fabrizio Papi, che è direttore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini. Buonasera, direttore. Buonasera a lei, grazie di questo invito, apprezzo molto. Buonasera e ben ritrovato, benvenuto qua nello studio di Tada. Parliamo di musica, la musica che non dovrebbe mai fermarsi e che in realtà non si ferma e mai si fermerà, nonostante insomma tutto quello che è successo anche negli ultimi mesi. Direttore, vorrei parlare un attimo però, primariamente, della didattica legata al suo conservatorio. Facciamo un excursus. Sì, allora noi siamo un conservatorio come altri conservatori in Italia e siamo un'istituzione di livello universitario e quindi abbiamo corsi triennali e corsi biennali che portano alla laurea di primo livello e alla laurea di secondo livello e sono corsi che abbracciano tutti gli strumenti presenti in orchestra. Quindi si va a tutti gli strumenti ad arco, gli strumenti a fiato, l'arpa e naturalmente poi il pianoforte, la chitarra, le percussioni e anche la composizione e la direzione d'orchestra. Per accedere a questi corsi si fa un esame di ammissione, sono naturalmente corsi a numero chiuso, quindi c'è un esame di ammissione dove vengono valutate le capacità tecniche e interpretative degli aspiranti, poi viene fatta una graduatoria e gli studenti vengono ammessi in base ai posti disponibili. Abbiamo naturalmente anche una grande produzione artistica durante tutto l'anno. Naturalmente quest'anno è stato un anno critico, come ormai tutti sappiamo, certo. Per cui ci siamo dovuti attrezzare, devo dire però che siamo stati fra i primi ad attrezzarci per avere la didattica a distanza.
Naturalmente per la musica è molto difficile, perché lei può ben immaginare come il suono possa risentire da, del mezzo che viene utilizzato. Però siamo riusciti in tutti i modi a mantenere vivo il contatto con gli studenti, a non fargli perdere lezioni e a ritrovarli, quando abbiamo potuto riaprire in parte l'istituto agli inizi di giugno, a ritrovarli abbastanza pronti per poter sostenere l'esame. E per quanto direttore, mi scusi se la interrompo, perché purtroppo anche noi in post emergenza abbiamo i tempi ridotti, perché certo, ci piacerebbe parlare di musica e della didattica straordinaria che voi promuovete, e ci piacerebbe farlo per molte ore. Concludendo il suo intervento, io so che vi siete, perché sono un inguaribile anche ottimista, già programmati per il futuro, per questa dopo emergenza, quindi vorrei sapere brevissimamente. So che avete veramente delle idee molto ben chiare, ecco, ci può spiegare un po'? Certo, allora noi intanto in settembre potremo fare di nuovo qualche concerto, quindi faremo dei concerti degli studenti, dei concerti con piccoli gruppi cameristici, e quindi daremo dei segnali importanti per quanto riguarda la ripresa proprio dell'attività musicale viva. Pensiamo anche di riuscire a fare il concerto di inaugurazione dell'anno accademico a novembre e a dicembre il concerto di Natale. In più faremo dei concerti in collaborazione con associazioni importanti del territorio. Mi piace ricordarne uno: faremo il concerto in cattedrale per i 950 anni della fondazione della cattedrale. Quindi questo è un evento molto importante. Direttore, io sì, la ringrazio. Le sue parole mi riempiono il cuore, perché l'idea che la musica con il suo linguaggio universale avrà modo di manifestarsi finalmente nella sua natura con tutti questi concerti, con questo programma così interessante, veramente mi riempie il cuore. Io la ringrazio moltissimo, le auguro un buon lavoro a lei, a tutti i docenti, a tutti gli studenti. Grazie mille. Arrivederci, grazie, grazie direttore. Bene, abbiamo tirato in ballo l'emergenza, no? Covid, che tutti noi, lo diciamo purtroppo fino alla noia, così abbiamo vissuto. C'è chi però l'ha vissuto con forse ancora un maggior peso sul cuore. Sto parlando di quelle persone che magari già soffrivano appunto di patologie incurabili, o che magari si sono dovute appunto mettere, no, nell'ottica di dover affrontare un qualcosa dal quale purtroppo non si guarisce. Ecco, File, il vostro team, perché poi è un team quello che lavora per le cure palliative, per le cure per la leniterapia, ecco, come si è organizzato durante questa emergenza? Sì, mi fa piacere che lei sottolinei l'aspetto del team, della squadra. Quando si parla di medicina si pensa sempre ai medici, e in particolare le cure attive sulle malattie, i medici specialisti, la medicina ipertecnologica, ma File promuove proprio una cura multiprofessionale, in cui ai medici si affiancano gli infermieri, gli psicologi fondamentali, i fisioterapisti, perché immaginiamo quanto sia importante poter sapere e poter muovere persone che hanno difficoltà. E quindi la medicina palliativa, la leniterapia, va proprio vista come una medicina di gruppo, dove l'aspetto del lenire le sofferenze non è solo la cura del dolore fisico, ma anche quello psichico, quello spirituale. Ecco l'importanza della figura dello psicologo. Le persone assistite da noi non sono mai persone sole. Non sono mai persone sole i malati e la famiglia. File offre un sostegno ai malati, ma anche alle famiglie, e anche oltre, perché dopo una perdita c'è ancora tanto da fare. Noi rifuggiamo da quella facile, sbrigativa locuzione "non c'è più niente da fare". Prima un tempo si diceva "non c'è più niente da fare", si chiama il prete, no? Ora qualcuno sbagliando dice "non c'è più niente da fare", si chiamano le cure palliative. No, c'è da fare tanto proprio in quei momenti, sia in fase precoce che nella fase finale, aiutando anche chi rimane a sopportare il dolore di una perdita. In fondo, se ci pensate bene, no? Le cure lenitive, palliative, si prendono cura
non potendo fare niente per la malattia, si prendono cura del malato, in questo senso, quindi fanno un lavoro estremamente importante del malato e di tutte le persone che naturalmente lo circondano. Troverete naturalmente sul sito di File, che è la Fondazione Italiana di Leniterapia, tutte le informazioni con le varie circoscrizioni. Qui oggi avevamo il dottor Zuppiroli, che appartiene alla circoscrizione di Firenze. Noi la ringraziamo per il suo lavoro, per il vostro lavoro, perché ancora una volta abbiamo imparato che anche in quest'ambito l'importante è la squadra, mai da sottovalutare. Adesso è di nuovo il momento del tocco di Katia. Senti. E allora? Ci fa di nuovo. Io ho lasciato tutti così e ho detto allora tutti fermi, perché il primo 2 d'agosto si va al mare? No, no. No. Si va a fare il corso sul PNL, sulla programmazione neurolinguistica. Ora mi devi spiegare te il primo d'agosto che cosa ti sei inventata e come hai deciso di strutturarlo. No, allora, non mi sono inventata niente particolare. Il corso di programmazione neurolinguistica fa parte del primo anno, perché questa è l'introduzione alla PNL, che poi gli studenti ritroveranno anche nel secondo e nel terzo anno abbondantemente. La docente che eseguirà questo corso non sono io, ma la mia collega e carissima amica di Milano, la dottoressa Patrizia Cristofori, che sabato e domenica, noi da agosto di solito l'Accademia è già sospesa, ma come ha fatto anche Tada, anche noi lavoriamo fino al 2 agosto. È l'ultimo corso dell'Accademia, poi si riparte a settembre. Ma fino al 31, Sì, e noi primi e due, quindi siamo proprio lì, proprio subito attaccati. E qui arrivare al 14 agosto è un attimo. È un attimo, infatti. E ho deciso, insomma, di fare l'ultima lezione 1 e 2 agosto, perché anch'io dopo il lockdown avevamo voglia con gli studenti comunque di condividere, no? E farli vedere. Il più normale possibile, esatto. Sempre in sicurezza, ma ovviamente certo, però di farli della vedere, normalità. Di farli vedere comunque che l'Accademia va avanti, anche se avevamo già fatto delle lezioni anche online, però è bello anche poterci rincontrare. Vero. In aula. Ecco, perché tu tra l'altro non hai mai abbandonato i tuoi studenti, mai. Lo vogliamo dire, no? Mai. E nemmeno le persone che seguivo. Seguiva e che seguirà, perché non si sono sentite certamente abbandonate da lei, nemmeno nel periodo del lockdown. No. Quando non ci poteva essere il contatto umano diretto. Per fortuna ci sono tanti strumenti come Skype, e Zoom. E tu hai fatto un sacco di lezioni. Ho lavorato meeting, tanto. Su Zoom, sì. Insomma, ha fatto veramente un grande lavoro, forse ancora più faticoso, perché tu ami molto il contatto umano. Però esatto, non però hai abbandonato. In questo modo non abbiamo mai lasciato le persone. Dovresti fare il PNL, poi dopo, visto il periodo, anche su come comunicare, saper comunicare anche attraverso questi nuovi mezzi, perché c'è chi magari impara a parlare bene in pubblico, a farlo senza timidezza, senza vergogna, e poi magari con lo strumento del digitale o viceversa è più impacciato, perché ci sono anche tutte queste serie di problematiche, no? Sono sempre filtri, quindi io dico sempre o le maschere o un apparecchio come uno schermo di un computer o così, è sempre un mezzo, no? Quindi poi la comunicazione, che sia diretta o non diretta, è importante, però quando si dice dare fiato, darlo con il collegamento del cervello, in modo che quando si parla alle persone si sa che cosa si dice, e questo anche che cosa ci si racconta noi stessi, perché anche questo è importante per stare poi bene. Questo ci sembra veramente fondamentale. Come si fa per partecipare al corso, Katia? Come sempre potete chiedere il contatto nella pagina Facebook del Sentiero della Consapevolezza, o il tocco di Katia, che è lo studio, e da lì vi diamo tutte le info, perché il corso della programmazione neurolinguistica, come quasi tutti i corsi della mia accademia, può essere considerato anche come monotematico per chi si appassiona e vuole lavorare solo su questa materia. Come è andato l'ultimo? Bene. Alla grande. Io mi scelgo, è stata un'esperienza bellissima. No, infatti non mi hai detto niente. Eh no, c'è stato modo. Però ringrazio davvero che le persone sono venute, eravamo un gruppo bellissimo di 20 persone in un posto fantastico, tanto, infatti abbiamo visto che più di quello non riusciamo a gestirlo bene, quindi è perfetto, ed è stato fantastico, anche grazie al mio compagno, mi ha fatto da assistente, quindi è stato proprio un bellissimo lavoro di squadra, come si diceva il dottore, la squadra funziona e anche queste persone si sono messe in gioco fino in fondo, e quindi io mi scelgo, non vedo l'ora di essere a ottobre per fare la seconda edizione, perché è stato fantastico. Molto bene, Katia, io ti ringrazio di essere stata con me anche questo giovedì. Grazie. Ed è proprio vero, è detto, no?
squadra che vince non si cambia, però qualcosa si può fare, non è che siamo tutti arrivati, si può potenziare. E noi come la potenziamo stasera, visto che non la cambiamo e che giovedì c'è sempre lui in cucina, la potenziamo con il sushi mediterraneo che ci preparerà proprio lui, lo charmant chef del giovedì, il mio Diego Spatari Tironi, che non mi sta considerando perché sta affilando i coltelli, ma guarda, faccio io Belfagor alla fine della prima parte, guarda nello schermone, ci sono io e tra poco arrivo nella cucina. Voi invece state lì perché tada, ovviamente continua.